Pronto? Oi, ma quindi oggi pomeriggio andiamo in centro? Guarda, magari oggi è il primo giorno del campo qua alla pubblica, ma non ne ho mezza. E come ci sei finita lì? Sai, mio nonno Bruno ha lavorato qua un botto di anni in pubblica e quindi ha convinto i miei di iscrivermi e sono obbligata a venirci. E non riesci a fare fuga? Ci proviamo subito dopo pranzo, ma no, aspetta, ti lascio che sta arrivando mio nonno qua. Mimì, come va? Tutto bene, tutto bene. E il fidanzatino? Lasciamo perdere. Comunque non c'è bisogno che mi accompagni in pubblica, tanto lì... Io ti accompagno volentieri, sai, ho passato una vita lì, sai, ai miei tempi. No, facciamo un'altra volta, adesso andiamo. Allora, come va il campus? Ma no, devo ancora andarci, come faccio a saperlo? Sai che invece ai miei tempi... Oddio, ricomincia. Dai Bruno, vieni a darci una mano, su. Sì, arrivo. Oh, tieni qua, su. Ma non possiamo fare qualcosa di meno faticoso? Questo servirà a te come persona. Sarà pur così. Però sono sicuro che nel 2074 ci saranno le barriere fotoniche. Vuoi dire che non ce l'avevate? Ma è assurdo. Bruno, suona il telefono, devi andare al centralino. Ma quindi non c'è sempre stata la voce robotica a rispondere alle chiamate? No, c'ero io, poi solitamente facevo anche un sacco di casini. Pronto, carabinieri, dica pure. Pronto? Pronto, vigili del fuoco. Pronto? Pronto? Pronto, pubblica assistenza. Due pizze, per favore. E come erano da voi le ambulanze? Volavano già? Sono sicuro che un giorno saranno così. Sogna, ragazzo, sogna. Quindi fondamentalmente il campus era una palla assurda. Ricordo ancora l'ultimo giorno del campus. Ricordo gli amici, i volontari della pubblica, Ruggero. Ricordo tutti gli sforzi fatti e tutte le sofferenze. E quando ci penso mi viene solo a sorridere. Sono arrivato che erano estranei e me ne sono andato che erano persone. Da allora non sono più tornato alla pubblica. Se non da volontario. Effettivamente non avevo mai capito l'importanza delle persone. Comunque ricordi che per la pubblica la cosa più importante sono le persone, la solidarietà alle persone. Grazie nonno per avermi accompagnato. Ciao. 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 Pronto? Ma Mimì, alla fine vieni o no oggi pomeriggio? No, baby, mi dispiace, oggi non vengo, mi sa che resto qua.